Sapete che cos'è questo dispositivo? Adesso seguite il video e vi faccio vedere a cosa serve quel tipo di strumento installato sul tachigrafo digitale. Buongiorno e bentornati sul canale, sono Pierantonio, oggi sono in Val Martello, precisamente a San Pancrazio, sto andando a caricare la corteccia e oggi vi porto con me per farvi vedere come utilizzo il tachigrafo per gli spostamenti brevi, per la regola del minuto che tanti conoscono ma pochi la usano. Vi faccio vedere come recuperare 25 secondi di pausa o di lavoro, a seconda di come viene impostato il tachigrafo, oppure anche recuperarne più di 25. E adesso vi spiego come. Intanto vi faccio vedere qualche immagine dell'entrata della sigleria dove sono, poi vi spiego tutto nei minimi dettagli. Seguitemi! E se vi piace il video, mi raccomando un bel like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Eccoci qua, allora ho appena finito di fare manovra e adesso mi devo mettere sotto carico. In questo caso io ho già messo la pausa e aspetto che inizi il conteggio della pausa con il primo minuto che vediamo qui. Una volta conteggiato il primo minuto, la prima cosa che faccio per muovermi ancora e per quindi sommare la pausa è contare fino a 25 secondi di spostamento e poi rimettere in pausa. Questa è la prima possibilità che si può fare per recuperare 25 secondi di pausa e evitare che si vadano a sommare alle ore di guida o di lavoro che si sono fatte fino a prima. Quello qua è scattato, io adesso mi muovo per 25 secondi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25. Io adesso rimetto pausa. E una volta rimesso pausa, vi faccio vedere che prima ho fatto un minuto e adesso in teoria, eccolo qua, riprende ancora il minuto. Facendo così, tu non vai a perdere praticamente quasi 30 secondi della pausa che tu avevi già fatto, non vai a interromperla. Nel frattempo, vi porto con me a fare un giro su in cima al camion. Allora, vi racconto questa domenica, purtroppo sono caduto di schiena scendendo nel garage e sopra il bidone dell'immondizia della plastica. E oggi e ieri porto i segni di una gran botta sulla schiena. Infatti faccio fatica anche a muovere la corteccia. Mi fa un male che fa spavento. Qui sarebbe giusto mettere lavoro, ma dopo 3 ore di guida a me conviene fare un po' di pausa. Allora, sono risalito nel camion, adesso mettiamo in moto. Aspettiamo che scatti le 9:03. 1:03, facciamo partire il cronometro. Allora, vediamo se parte. Eccolo là. E facciamo passare 31 secondi prima di muovere il camion. Lo mettiamo qua che si va un po' meglio. Ecco qua, 31 secondi del primo minuto dei 3, 1:03, eccolo là. E adesso guidiamo fino all'1:04 e quindi a un minuto quasi e 20 del cronometro. Adesso è 0:04, lascio. In teoria prima mi fermavo, adesso lo lasciamo così, adesso c'è un camion in mezzo, ma io avendolo passato nonostante tutto, adesso lo metto in pausa, quindi avendo sommato già 2 minuti e facendo questo con la pausa così, vedrete che adesso l'ora è 04 me la riprende. E io ho sfruttato la bellezza di 40-50 secondi di guida. Per terminare il video intanto vi lascio con queste immagini all'uscita della linea Construct, che è il nostro fornitore.
fanno case in legno, se non vado errato. Arrivando alle conclusioni di questo video e lasciandovi alle bellissime immagini riprese dal drone, perché la telecamera fissa purtroppo troppo freddo non ha funzionato, vi dico solo questo: se dovete fare degli spostamenti, avete visto le due possibilità di riuscire a farli e farli anche senza trasgredire la legge, perché è concesso. La regola del minuto, se non sbaglio, è entrata in vigore, non vorrei dire una cavolata, dal 2011. C'è la possibilità di aggiornare i tachigrafi, alcuni vanno sostituiti, ne vale la pena perché se avete visto, quando scatta il minuto c'è la possibilità di muoversi per 25 secondi in totale tranquillità, rimettere la pausa e continuare la pausa. Quindi se uno ha da fare un breve spostamento è molto valida. Se invece uno vuole optare a fare più strada, perché è all'interno di una cava e per arrivare in pesa ci vuole più tempo e quindi non vuole rovinare la pausa che lui ha già fatto o il lavoro che lui ha fatto e perdere ulteriori minuti di guida per portarsi in pesa, allora a questo punto lascia scattare i 31 secondi del minuto effettivo di pausa e può arrivare fino al minuto successivo ai 25 secondi, in modo che il tachigrafo nei due minuti sommati vede che abbiamo fatto più pausa rispetto alla guida. Ora veniamo al dispositivo visto all'inizio. Che cos'è? Questo è il conto alla rovescia. Nella fase rossa lui inizia a scalare tutti i secondi che noi dobbiamo rimanere fermi. Il 6 sta a identificare i 60 e le lineette rosse sono un secondo, quindi si va a scalare. Il segnale acustico ci avvisa che possiamo partire per i famosi 50 secondi che avete visto prima nel video attraverso il telefonino. Noi possiamo muoverci per 50 secondi e il segnale acustico ci dirà poi quando fermarsi e rimettere nuovamente in pausa. Ricordo anche che questo dispositivo è totalmente regolare e previsto dalla legge. Io vi ringrazio ancora una volta per aver seguito il video. Se vi è piaciuto ed è stato informativo, commentate, liberi di commentare, nell'educazione di tutti, nel rispetto di tutti. Se avete delle domande, fatele. Se eventualmente non so qualcosa, mi informo più che volentieri. Vi ringrazio per la visione. Se non siete ancora iscritti, vi chiedo di mettere un like qui sotto dove c'è scritto iscriviti. Per commentare basta andare sotto nella pagina e cliccare sotto nel commento se siete iscritti al canale, e potete commentare e lasciare un like per la visione del video se vi è piaciuto. Grazie ancora, al prossimo video. Ciao da Piero Antonio, Volvo Truck Ambassador Italia.